sono scusate, io ho un marito paralizzato, mi hanno lasciato sola dentro con un cane, con un marito paralizzato, non so se questo è giusto, senza la minima manutenzione, non so se è giusto. Vabbè, tutta la solidarietà ai villaggi, però i cittadini non hanno nulla, i cittadini comuni nulla. Noi siamo comuni di Barbiglia, parliamo per figli della nostra frazione, parliamo per villaggi, abbiamo i bambini che vengono. Ai cittadini comuni. No, noi facciamo cioè, stiamo ipotizzando due tipi di interventi. Scusate, devono buttare il ponte. Se volevo disarmarlo, se no avremmo tutti come a porta di Surci, a porta di Surci facciamo la pace. Due tipi di interventi. Uno è quello di immediato per cercare di recuperare una funzionalità diversa, nuova. L'altro è quello di prospettiva, cioè se noi andiamo a intervenire sulle fiumare che ci sono vuol dire che abbiamo e che diamo continuità. Non avere un campicano su per fiumare, però questo significa avere risorse. Lo so, signora, ma in alcuni casi mi dicono che ci sono case che sono state condonate, quindi dobbiamo capire come intervenire. Va bene. Mi bloccano, ma nei mesi l'importante è sempre individuare chi è il responsabile. Cioè in questo caso c'è la responsabilità della provincia, direi al presidente. No, queste sono cose. Poi noi facciamo altre cose qua, in modo da fare un programma e da fare degli interventi che siano. Parlare con questo del comune, parlare, grazie. Grazie. Grazie.